Ungheria in particolare. A voi. Grazie Antonio. Giornata politica intensa quella di oggi, a seguito del dibattito, ad esempio, che si è tenuto in Lussemburgo, come ricordava il nostro corrispondente Alberto Romagnoli, dove il piano italiano è stato accolto con grande favore, strongly welcome, cioè fortemente benvenuto, però c'è di nuovo tensione tra Italia e Germania sulle modalità di approccio al problema dei migranti, ma è una giornata politica molto intensa anche da noi in Italia per il ricorso del movimento per il sì del, a proposito del referendum e sulle conseguenze del referendum. Oggi c'è un'interessante intervista del ministro Boschi che trovate in prima pagina sul Corriere della Sera, che dice un referendum sbagliato che ha provocato costi per tutti. Si parlerà anche di questo nel corso della giornata, alla luce anche della mozione di sfiducia presentata al Senato, di cui si discuterà oggi al Senato contro il governo Renzi, promossa dalle opposizioni, in seguito alle indagini di Potenza sulle, sul petrolio. Insomma, una giornata molto intensa di cui parliamo molto volentieri con Maurizio Lupi, che è capogruppo alla Camera di Area Popolare. Buongiorno. Buongiorno e buona mattina. Buongiorno. Anche a lei, grazie. E con Nicola Moro del Movimento 5 Stelle, ben arrivato, senatore. E allora, buongiorno. Cominciamo subito con le questioni del, dei migranti, visto che da questo argomento usciamo. L'Italia ottiene il plauso dell'Europa sulla proposta da parte della Commissione Juncker, però la Germania dice no agli eurobond per finanziare questo, questo problema, o meglio, la soluzione possibile di questo problema. Cosa ne pensa Maurizio Lupi? Beh, che purtroppo a furia di plausi che si ottengano e drammaticamente di persone che muoiono come quelle che abbiamo visto ancora ieri, non possiamo andare avanti. L'Europa, lo diciamo purtroppo da molti mesi, ha davanti a sé la più grande opportunità per dimostrare di essere Europa, Europa dei popoli, delle nazioni, l'Europa che guarda e che ha costruito nella sua storia il futuro, oppure di sfaldarsi. E di fronte alla tragedia umana che abbiamo davanti rischia di sfaldarsi. Mi auguro che per una volta si faccia un grande passo avanti. Ha ragione Renzi, qualunque sia la proposta, ma ricordiamoci che quel mare è il confine di tutta l'Europa e che, come ha detto il Papa, non a parole ma con dei segni anche simbolici, portarsi, a proposito di quelli che a Vanvera dicono portateveli in Vaticano, no? Perché andiamo avanti con questi slogan, portarsi quelle famiglie in Vaticano non è prendersene un pezzo per rispondere alla demagogia degli altri, ma è il segno che senza l'accoglienza, nel rispetto della legge, non si va da nessuna parte. Guardi, io sono convinto che anche in questo caso si debba rivoluzionare il quadro. Noi non dobbiamo fare semplicemente accoglienza, noi dobbiamo fare integrazione, ma soprattutto dobbiamo studiare le cause del problema, perché è un problema, e dobbiamo intervenire sulle stesse. Per cui domandiamoci perché mai milioni di esseri umani si riversino verso il nostro continente, provenendo da situazioni che sono molto spesso di guerra, ma molto più spesso sono di sfruttamento economico, determinato dall'intervento delle grandi lobby, delle grandi multinazionali, alcune di queste anche italiane. Per cui, per esempio, sarebbe interessante ragionare sulle politiche di cooperazione portate avanti da chi ha al primo posto soltanto il profitto per soddisfare gli azionisti. Se vogliamo vivere in un mondo diverso, dobbiamo capire che il denaro non è tutto e che magari pace, progresso e giustizia sono valori fondamentali. E quindi rispetto al progetto presentato dal governo Renzi, cosa dice il Movimento? Ma guardi, noi siamo a suo tempo stati assertori degli eurobond per promuovere politiche di perequazione fra i paesi europei. Purtroppo il nostro paese non ha più credibilità internazionale, per cui la linea dell'Europa, certamente l'ha detta negli altri, sono ormai tantissimi i vertici Hollande, Merkel, e Renzi fa la bella statuina. Allora, torniamo alle questioni del referendum. Allora, quali sono le vostre valutazioni? Adesso, secondo alcune analisi, tutti si appropriano di questi 15 milioni di sì, ma non tutti i sì sono di 5 Stelle o del centrodestra che non partecipa al governo, o anche della parte del Partito Democratico che ha votato sì, perché c'è anche questa componente. Emiliano è uno di questi, il governatore della Puglia, per esempio. Prego, Lupi.
Beh, guardi, anche se siamo alle 7:26 del mattino, credo che l'errore più grosso che noi possiamo fare per tutti gli uomini, ma per un politico è ancora un peccato mortale, è quello di non guardare in faccia la realtà. È inutile appropriarsi dei 15 milioni o dei 35 milioni che non sono andati a votare. Bisognerebbe ragionare sul fatto che forse una domanda come quella sottoposta dal referendum era inutile e inconsistente e non si è mai visto al mondo un paese o un popolo che decide che una volta che ha scavato un pozzo ed ha un giacimento non lo utilizza fino al suo esaurimento. Questo è il problema normale e naturale e dovremmo domandarsi chi ama il referendum, chi vuol bene alla democrazia ma chi vuol bene al proprio paese. Quindi anziché stare a tirare per la giacca come al solito, i 15 sono miei, sono contro Renzi, la gente ne ha piene le scatole, ognuno di noi. Facciamo le cose serie, confrontiamoci sulle cose che non vanno o che vanno, ma si dovrebbe dire al mattino, vediamo seriamente di evitare di fare per altri 3 giorni polemiche inutili, perché è evidente che se partecipa il 34% degli italiani vuol dire che non si è capito quel referendum, lo si è ritenuto inutile e alla fine forse confrontiamoci su altre cose. Ma qua tutti quanti, come lei sottolineava, rivendicano di aver vinto, tranne noi. Noi diciamo che i 15 milioni di italiani che hanno votato hanno vinto perché hanno esercitato un diritto costituzionalmente fondamentale. Poi chi cerca di vincere lucrando sull'astensionismo forse si rivela molto molto meschino. Io sottolineo che il quesito referendario, certamente non facile a capirsi, è stato proposto da regioni governate anche da esponenti del partito di maggioranza relativa, che è lo stesso partito di Matteo Renzi. Rivendico però un fatto: il problema era simbolico e politico. L'Italia ha tutti gli strumenti per fuoriuscire dall'economia del fossile e per avanzare in altri campi, che sono quelli delle rinnovabili. Ricordiamoci che tutto questo significa salute, significa sviluppo, significa lavoro e significa soprattutto impermeabilità a certi traffici che per esempio con Trivellopoli sono emersi, perché lì dove c'è purtroppo la lobby del petrolio troppe volte abbiamo notato esserci anche corruzione, mala gestione dei soldi pubblici, e questo è uno dei motivi per cui questo pomeriggio in Senato noi illustreremo e voteremo la nostra mozione di sfiducia nei confronti del governo, perché a nostro avviso questo governo continua a manifestarsi del tutto non soltanto incapace ma anche esposto alle pressioni delle lobby. Io penso che al primo posto per un governante ci debba essere il rispetto dei cittadini e non dei lobbisti. Renzi dice ci saranno naturalmente persone che pagheranno per la questione Tempa Rossa, ma saranno i giudici a stabilire chi. Ma questo è evidente. Io dico, così come stiamo rischiando di svilire uno strumento fondamentale come il referendum, attenzione, le mozioni di sfiducia sono un strumento fondamentale per la democrazia. Certo. Se un giorno sì e l'altro pure presentiamo una mozione di sfiducia, quello strumento diventa, anche agli occhi della gente, viene svilito. Quindi l'opposizione fa l'opposizione, io credo che un governo debba andare a casa o meno, se fa bene le cose oppure se non le fa. Abbiamo un grande compito, cerchiamo di negli ultimi 18 mesi di portarlo avanti e poi saranno gli italiani a giudicare. Giusto una battuta. Le mozioni di sfiducia noi le presentiamo tutte le volte che la magistratura iscrive sul registro degli indagati qualche esponente del governo. Pertanto mettetevi un pochino in pace con voi e fate in maniera che nessun magistrato possa interessarvi dell'esecutivo. Grazie a Maurizio Lupi e a Nicola Amore per essere stati con noi. Adesso linea al TG.